E Radio Radicale, siamo con Deborah Bergamini di Forza Italia, membro dell'Assemblea parlamentare al Consiglio d'Europa, per parlare degli arresti domiciliari per Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo, che era stata arrestata per il Qatargate. Dopo 4 mesi di reclusione, lontana anche dal suo figlio, lei aveva sollevato, tra l'altro, era stata la prima a sollevare meritoriamente questa vicenda, verrà reclusa ai domiciliari. Allora, come ha trovato questa notizia, e insieme anche alla notizia della scarcerazione di Tarabella? Ma io credo che sia comunque una cosa positiva per il rispetto dei principi di base della civiltà giuridica. Come giustamente ricordava, Eva Kaili è stata in custodia cautelare per oltre 4 mesi, madre di una bambina di 2 anni che vedeva 2 volte al mese per 3 ore. Ora, è chiaro che nel corso del processo Eva Kaili dovrà dimostrare la propria innocenza, poiché si proclama innocente, e dovrà affrontare le accuse che le sono rivolte e le responsabilità conseguenti. Ma sua figlia di 2 anni non ha alcuna colpa. Ed è un fatto che questa custodia cautelare di oltre 4 mesi ha spezzato l'affettività di questa bambina, che deve stare con la mamma. Quindi, da questo punto di vista, io non credo che si recupererà un trauma come questo, ma certamente il fatto che Eva Kaili possa riabbracciare sua figlia è un fatto positivo. Stiamo parlando di una sospetta, non di qualcuno che è già stato condannato. E deve valere un principio di garantismo che deve valere per ogni essere umano, anche per i politici. Eva Kaili aveva, come lei ha ricordato, un ruolo di eurodeputato e di vicepresidente del Parlamento europeo. Poco più di 2 settimane fa io sono stata a trovare Eva Kaili in carcere, nel carcere di Haren in Belgio, dove è stata appunto rinchiusa. Allora, Aren è fuori da Bruxelles. Sì, è nella periferia di Bruxelles e sono stata a trovarla, ho avuto occasione di stare a parlare con lei per circa un'ora. In che situazione psicologica si trovava? Come ha trovato, diciamo, la sua situazione? Ecco. Ma l'ho trovata estremamente combattiva, estremamente determinata ad affermare quello che lei dice essere la sua totale estraneità ai fatti che le sono stati addebitati, fatti molto gravi, questo va detto, perché quando si parla di corruzione è un reato molto grave, lo è ancora di più per un politico, naturalmente. Però l'ho trovata estremamente combattiva, non si è lamentata assolutamente del regime carcerario. Voglio ricordare che io, durante l'assemblea plenaria del Consiglio d'Europa di Strasburgo a fine gennaio, avevo fatto un question time alla segretaria generale del Consiglio d'Europa, Maria Buric, poiché gli avvocati della Kaili avevano denunciato un trattamento ascrivibile alla tortura, nei primi giorni, nelle prime ore dell'arresto di Eva nel dicembre scorso. I legali avevano denunciato, senza essere smentiti, che Eva era stata tenuta nell'impossibilità di lavarsi per 16 ore, aveva il ciclo, con luce sempre accesa, quindi non poteva dormire, freddo, aveva chiesto una coperta in più, la possibilità di coprirsi di più, ma non le era stata data e quindi avevo appunto dedicato un question time a questa questione. Quando sono stata a trovarla non si è lamentata del regime carcerario, ha più volte ribadito la propria innocenza. E mi è sembrata estremamente determinata a appunto utilizzare naturalmente il diritto alla difesa per raccontare la sua vicenda, perché quando una persona viene messa in custodia cautelare ed è una persona, un personaggio pubblico, spesso noi non ci riflettiamo, e sicuramente un politico è un personaggio pubblico, non può parlare. Non può esprimere niente, viene chiuso nel silenzio del carcere e quindi, poiché i processi a un politico sono inevitabilmente spesso prima mediatici e poi giudiziari, quell'ondata di appunto processo mediatico a cui non si scampa mai, comunque lì non ci si può difendere perché si è rinchiusi in carcere. E quindi questo è un elemento che mi ha, come dire, è stato uno degli elementi che mi ha spinto ad andare a trovarla. La cosa che mi ha colpito è che Eva Kaili mi ha detto: che coraggio che hai, perché sei l'unico politico che è venuto a trovarmi in quasi 4 mesi di detenzione. E anche questo mi ha colpito, perché io credo che i principi appunto del garantismo debbano valere per tutti, anche per i politici. Quando la politica smette di far valere i principi del garantismo nei confronti di
di membri della propria comunità non è mai un buon segnale. Io credo che sia un segnale che non è accettabile. E non so, la notizia sicuramente della sua scarcerazione, secondo me, che sono una garantista, è una buona notizia, ripeto, sicuramente lo è per la bambina. E adesso poi si aprirà il processo e vedremo quello che sarà. Senta, un'ultima cosa. Lei ha avuto l'impressione che comunque la giustizia belga abbia un po' proceduto un po' con il rullo compressore? Perché anche dalle prime voci che noi avevamo appreso di questa inchiesta sembrava addirittura che quasi un terzo del Parlamento europeo fosse coinvolto. Abbiamo visto arresti, scarcerazioni clamorose. Allora, volevo sapere che, allora, al di là delle responsabilità, hanno trovato dei soldi a casa di qualcuno, che sono chiare, se però, insomma, ritiene che ci sia stato qualche eccesso oltre a quelli di cui abbiamo parlato. Questo è difficile dirlo, perché bisognerebbe conoscere tutte le carte di questa inchiesta, che comunque ha fatto molto rumore mediatico, questo è un fatto. Sono tante le cose da capire. Certo, anch'io ho la sensazione da lettore che all'inizio di questo caso si sia parlato come di un caso macroscopico. Oggi sembra essersi un po' sgonfiato, questo anche a causa del silenzio della politica, però, che è un silenzio, ripeto, pusillanime, secondo me, per molti aspetti. Che sia stato un parlamentare del gruppo politico avverso a quello della Caiglia ad andarla a trovare, già questo, no, ci fa pensare. Poi dobbiamo sapere anche che il Belgio ha, tra virgolette, copiato la legge sui pentiti dell'Italia, sui pentiti di mafia. Io non so questo come abbia, se abbia avuto un ruolo o meno nelle scelte che sono state fatte di carcerazione, scarcerazione ed altro. Certo è che adesso, se non sbaglio, non ci sono più persone in custodia cautelare che sono state originariamente accusate di reati molto gravi, corruzione e poi credo anche altri. E quindi questo è un fatto. Adesso vedremo, ora parlerà il processo. Certo è che l'ondata mediatica è stata enorme all'inizio e quindi si è creata una percezione, no, intorno a questo caso. Vedremo se verrà confermata oppure non confermata dal processo. Grazie, grazie due volte a Deborah Bergamini.